vi vogliamo raccontare adesso è quella di un artista che ha dato molto alla musica italiana, un artista che ha avuto successi, riconoscimenti, un artista che ha avuto tante soddisfazioni dalla sua carriera lavorativa e continua ad averne. Abbiamo preparato una scheda, ricorda un po' quello che è stata la sua carriera e vedrete, anzi fate attenzione a come termina e poi lo conosceremo qui in diretta con noi. Ananella per noi. Vincenzo Spampinato, una vita dedicata alla musica. Inizia giovanissimo insieme al fratello Pippo nei Rovers, ma la sua carriera artistica come autore decolla nel 75 e 3 anni dopo è già secondo al Festival Bar con la canzone È sera. Lavora con Vasco, Marco Ferradini, Alberto Fortis e i New Trolls quando ancora pochi li conoscevano. Premiato allo Zecchino d'Oro nel 1987 come autore della canzone Il mio grande papà, nel 93 vince a Sanremo il premio Luigi Tenco con il brano L'amore nuovo. Nella sua carriera anche duetti con Lucio Dalla e Franco Battiato. Milioni di dischi venduti grazie ai suoi testi e alla sua musica. Tra gli interpreti Fausto Leali, Milva, Viola Valentino, Riccardo Fogli e altri ancora. Qualche anno dopo, un altro riconoscimento arriva ancora una volta dal Teatro Ariston con il premio regia televisiva. Ciao, benvenuto. È un onore conoscerti, Vincenzo, un uomo che ha fatto tante cose nella sua vita lavorativa. Vincenzo Spampinato non è certamente il graffio dolente di Guttuso dei suoi quadri, nemmeno quelle fotografie in bianco e nero di Scianna della Sicilia, ma accomuna Vincenzo Spampinato tutte queste cose, ce le ha dentro, le cura, è un poeta dolce, di artista, di poeta, di uomo. Viola Valentino. Sì, bellissima, figurati. Da quanto tempo non la vedi? Beh, ci siamo visti qualche anno fa, è passata da casa mia, ha fatto un concerto vicino a casa mia, ci siamo visti qualche anno adesso. No, sai perché però... Vincenzo? Perché è passata anche qui, allo studio sì? Del TV2 di Milano. Viola Valentino! Accomodati Viola, benvenuta! Però ti devo subito rispondere. Guarda che il mio è un vezzo, io mi ritingo i capelli bianchi. Ah, si ritinge? Mai perdere l'ironia, sai? Mai, mai. Altrimenti... Tra l'altro Viola vorrebbe una tua canzone. Basta pagare, non c'è problema. No. È una canzone... Ma tu lo sai che la mia penna è a tua disposizione. Lo so, la sua graffiante penna. C'è quella canzone famosa, che non so se ti ricordi, che si chiama Dura? Come no, certo. Quella mi piacerebbe troppo. Beh, quella è già fatta, è la storia di una pietra, no? Che dice... Non lo dovevi dire! No, perché? Lo perché voglio dire, nessuno perché capisce che è una pietra. Perché è molto bello, perché parte da questa concezione, no? Che la pietra dice agli esseri umani, anzitutto io c'ero quando voi non c'eravate, ci sarò quando non ci sarete, ma soprattutto non usatevi da cavalcavia, non fate questo, non fate... Cioè la pietra si ribella e quindi praticamente... Ora si stanno ribellando lo studio perché c'è la pubblicità, restate con noi, ci vediamo tra pochissimo. Per carità. Ancora buon pomeriggio, sono in compagnia di Vincenzo e di Viola Valentino, si sono incontrati da un paio d'anni, tra l'altro la canzone Arriva Arriva, la scritta mi raccontava non in una non... No, invece la due giorni, in due giorni. Con Maurizio Fabrizio. E quando lei poi è andata a Sanremo. Noi abbiamo... Soprattutto al cavallo. Grazie Viola, grazie Vincenzo, in bocca al lupo per il tuo spettacolo. E ora se è pronta Lorena, le diamo la parola. Ciao Lorena, buon pomeriggio! Ciao Caterina, buon pomeriggio a te! Buon pomeriggio a tutti gli ospiti in studio e buon pomeriggio a coloro che si fossero sintonizzati.